spirituale ammonire i peccatori. Abbiamo pregato, adesso passiamo a... Abbiamo fatto una bella cosa, come ci ha chiesto Ania. Una battuta, vediamo quanti juventini ci sono in chiesa. Quanti peccatori che devono essere ammoniti. Vabbè, scherziamo, anche noi milanisti naturalmente interessi. Tutti siamo peccatori. Lascio la parola ad Ania, non la presento, si presenta lei, è un po' febbricitante, quindi, però a forza della preghiera del rosario sicuramente ti darà vigore per questa bella testimonianza. Grazie per essere tra noi, è stata dura tra noi, non è così semplice, quindi la ringraziamo perché ha accettato questo nostro invito. A te la parola. Buonasera, scusate per la voce, però veramente è un miracolo che sono riuscita ad arrivare. Due giorni fa ero a Bari, in aeroporto, ho chiamato, ho detto: guarda, io torno a casa, non vengo. Tu sei pazza, non è possibile, devi venire. Allora sono comunque arrivata, ho ricevuto un'accoglienza molto calorosa, forse anche questo è un po' la salute, però c'è poca voce e quindi cercherò di fare del mio meglio. Allora, intanto per raccontarvi la mia storia, ecco, oggi si parla di ammonire il peccatore, ho pensato di chiamare me, chissà perché, potete immaginare. Per raccontarvi la mia storia devo all'inizio raccontarvi una parte molto cruda e triste, perché solo così possiamo capire cosa Dio è capace di fare nelle nostre vite e nel nostro cuore, se solo noi in qualche modo ci mettiamo in apertura, no? Verso la sua chiamata. Io in breve vi racconto, sono polacca, ho vissuto in Polonia per 16 anni, poi sono venuta in Italia, ho vissuto a Milano per tantissimi anni, dove ho lavorato in televisione della moda. Ho lavorato nella moda in televisione per tanti anni, poi sono andata a vivere in un posto che si chiama Medjugorje, che sicuramente avete sentito. Ho vissuto lì con le suore per 3 anni in convento, 2 anni a Medjugorje e 1 anno ancora in convento in Italia, in Puglia. Non ho mai preso voti, però vivevo come le suore. Pregavamo 6 ore al giorno, cioè facevo tutto quello che si faceva in convento e nella vita dei consacrati là. E poi suore mi hanno presentato mio marito. È strano, però un giorno mi hanno portato in convento un ragazzo che loro lo conoscevano da quando lui era piccolo e mi hanno detto: guarda che secondo me con questo qua voi potreste essere una bella coppia. Io ho detto: con sto terrore mai. E la suora fa: va bene, ma io prego. E così ho pregato che 3 anni fa ci siamo sposati con questo ragazzo. Io comunque fino al giorno del mio matrimonio ho vissuto in convento, sono uscita dal convento e andata a vivere con mio marito solo dopo matrimonio. Quindi questo in breve. Siccome siete anche diversi di età oggi, è un po' difficile per me raccontarvi bene un argomento, no? Perché ci sono anche tanti giovani, a loro mi piacerebbe parlare di cuori puri, invece per voi ho altre cose in sospeso che oggi vorrei dire, che sicuramente ognuno di voi uscirà da qua con una risposta. Perché se siete qua non è un caso,
siete qua con una chiamata, non avete scelto voi anche se pensate che avete scelto. Signore, oggi vi ha chiamati perché dovete ricevere una risposta a una domanda che avete nel vostro cuore. E siccome siamo tutti peccatori, ha pensato di chiamare una delle grandi peccatrici come me. Io sono nata in Polonia, dove non c'era niente, c'era tanta povertà, 35 anni fa quasi. E nei negozi non si comprava con i soldi, si comprava con un blocchetto dove ti mettevano dei timbri e una volta al mese si comprava un tot di farina, un tot di zucchero. Mia famiglia era molto povera, ma io avevo una grande ricchezza. Avevo due genitori che si amavano. Quando avevo 4 anni ho iniziato a essere un po' arrabbiata con la vita perché è nata mia sorella. E io da quel giorno ho dovuto dividere con mia sorella tutto, i miei giocattoli, i miei vestiti, ma soprattutto l'amore dei miei genitori. Sono diventata un po' da una piccola terrorista, prendevo mia sorella, la chiudevo in una stanza buia, più quella piangeva, più io ero felice, la torturavo molto. E così fino a quando avevo 10 anni, perché a 10 anni mio papà è morto, era un uomo di grande cuore ma era un uomo alcolizzato, aveva problemi con alcol. E sapete, lui era una brava persona, però forse aveva dei sogni che non è riuscito a realizzare e annegava questi suoi sogni nelle bottiglie di vodka. Annegava tutte le delusioni nelle bottiglie di vodka e un giorno saliva una scala che a lui lo portava solo al supermercato per comprarsi l'ennesima bottiglia di vodka, ma era una scala che l'ha portato da un'altra parte. Lui scivolato, era gennaio, scivolato sulle scale, ha sbattuto la testa, è morto. Per 3 giorni stava sdraiato per terra, nessuno si è fermato. In Polonia a gennaio un po' come qua, fa tanto freddo. Nessuno si è fermato perché pensavano che era un altro ubriacone che si è fatto di vodka e sta dormendo. Invece lui era già morto. Questa indifferenza, no? Che noi abbiamo tante volte. Forse se qualcuno si sarebbe fermato, magari lui sarebbe ancora vivo. Ma noi non ci interessa, noi quando tocca a noi, quando tocca ai nostri figli o ai nostri parenti, allora lì ci chiediamo cos'è successo, perché è successo, perché a me? Invece prima bisognerebbe chiedersi perché succedono certe cose. Nessuno nasce dipendente dall'alcol, dalla droga, nessuno nasce ladro, nessuno nasce cattivo. Tutti noi quando veniamo su questo mondo vogliamo essere amati, cerchiamo amore, abbiamo tanta innocenza, tanta voglia di dare del bene e riceverlo, ma tante volte scelte dei grandi che mancano ai loro, come si dice, quello che dovrebbero dare ai propri figli, fanno sì che questi figli cercano la felicità che non hanno trovato a casa, da un'altra parte, sbagliando tante volte la strada. Mio papà morto, mia mamma ha iniziato a portare a casa dei uomini, uno di questi abusò di me, avevo 10 anni, e poi ho scoperto tanti anni dopo che l'ha fatto anche con mia sorella più piccola. Quando l'ho detto a mia mamma, lei non ci ha creduto, perché molte volte è più facile non credere. È più facile chiudere gli occhi, fare finta di niente per non ammettere i nostri sbagli come genitori. E io ho iniziato a odiare mia madre perché c'era, odiavo mio padre perché era morto, ho iniziato a odiare tutto il mondo. Scappavo da scuola, da casa, mi cresceva la strada. I miei amici erano quelli che spacciavano la droga, andavamo in giro a rubare. Non ci avevamo regole, facevamo quello che volevamo. A 13 anni mia nonna mi ha adottato, ma dopo ha detto in tribunale che non mi vuole più. Io ho deciso di togliermi la vita,
A 13 anni ho preso delle pastiglie e sono finita in ospedale. Mi hanno chiesto in ospedale, mi ricordo, ma che lo fai per un ragazzino, sei stupida? Io ho detto no, non è per un ragazzino, è perché nessuno mi vuole. Sono scappata anche dall'ospedale perché mi volevano chiudere in una casa per i bambini che non si comportano bene. Sono scappata bene perché nessuno mi ha trovato fino a 16 anni, quando ho preso la mia piccola valigia, ho conosciuto le persone che mi hanno promesso un lavoro in Italia nella moda e minorenne sono partita. Quando sono arrivata a Milano mi hanno portato alle porte di Torino, dove mi hanno chiuso in un garage trasformato in un locale di terza categoria, mi hanno preso documenti e hanno cercato di farmi prostituta. Questo è successo quasi 20 anni fa. Io non parlavo nessuna lingua, sono polacco, non avevo un cellulare, soldi, documenti. In mezzo a queste persone c'era anche un ispettore di polizia italiano che veniva a divertirsi in quel locale, quindi neanche la polizia poteva chiedere aiuto. Lui faceva tra l'altro parte della 'ndrangheta calabrese, potete immaginare. Perché dopo tanti anni ho testimoniato contro queste persone, sono state arrestate, ma prima non lo potevo fare perché non sapevo dove sbattere la testa. E un cliente prima di scappare, perché sono riuscita a scappare, mi ha violentato d'accordo con loro, ero ancora minorenne. E poi sono scappata grazie a un ragazzo che non ho mai più rivisto, io lo chiamo mio angelo custode, perché nel momento quando nemmeno ve lo aspettate, questo angelo arriva davvero e questo ragazzo mi ha aiutato a scappare. Allora, io oggi ho una voce che è bruttissima, che sembra che vi sto adesso a piangere tutte le mie cose brutte, non è così. Io oggi non mi sento una vittima, ok? Io oggi penso, ma solo perché ho conosciuto il Signore, che tutto quello che mi è successo c'era un perché. In qualche modo mi doveva succedere perché potessi un giorno essere davanti a voi a dirvi che Dio veramente esiste e che si può perdonare qualsiasi cosa. Io non sono tornata in Polonia, perché quello che ho lasciato era poco, non. Allora ho tentato la felicità, una vita migliore in Italia, sono arrivata a Milano, ho iniziato veramente a lavorare per l'agenzia di moda e poi in televisione e sapete, ho visto quel mondo a colori che noi vediamo in televisione, pensiamo che la felicità, la gente ricca, le macchine belle, ho detto mamma mia, questa è la felicità, no? Noi pensiamo che i soldi ci danno la felicità. Mi sono messa con un ragazzo, che tra l'altro oggi ne parlavo con padre, che ha una casa pure qua, come che si chiama? A Livigno. Quindi a Livigno ci sono stata tanti anni fa, oggi ho scoperto, ho visto il cartello, ho detto no, è qua. Questo è molto ricco, di una famiglia molto benestante, noi ogni weekend andavamo a Saint-Tropez, a Monte Carlo, qualsiasi cosa io volevo ce l'avevo, mi divertivo, mi sono bevuta questa felicità finta per primi anni e un giorno mi sono accorta che mi mancava qualcosa. E quando un giorno ho parlato con lui di questo, lui mi disse, Ania, io ti posso dare tutto, ma una cosa non mi devi mai chiedere, perché io non credo che esista e non te la potrò mai dare. Non ti posso dare amore. E quando voi potete avere tutto, l'unica cosa che cercate è quella che con i soldi non si potrà mai comprare. È amore. Un amore gratuito. Amore non si compra, non si può costringere nessuno che ci ami. Amore è un dono.
Allora, quando io ho iniziato a capire che con i soldi non si può comprare tutto, ho iniziato ad andare in crisi. A Milano tante persone fanno uso di droga, è normale. Anzi, se tu non fai uso di droga, sei tu quello strano. E quindi io facevo tanto uso di droga e sapete, tante volte mi svegliavo, infatti a Livigno quando eravamo abbiamo fatto 3 giorni di festa che io mi ricordo poco, solo che si chiamava Livigno quel posto. Tante volte facevamo le feste appunto di 3 giorni che io non mi ricordavo cosa avessi fatto poche ore fa. Tante volte andavo a cavalcioni per terra a cercare nelle fessure del pavimento, quando lo spacciatore non ci rispondeva più al telefono, se ci fosse rimasto un granulo della cocaina caduto dal tavolo la sera prima. Tante volte non dormivo di notte, dormivo di giorno, solo se prendevo le pastiglie per dormire. E una notte mi sono svegliata perché c'era mio cane che abbaiava e a fianco mio letto c'era un uomo vecchio con la barba che mi guardava e scuoteva la testa. Io ho pensato, no? Con alcol, droga, sicuramente sono andata, c'è delle allucinazioni. Ho detto accendo la luce, così se è un sogno, un'allucinazione, sparisce, perché se sono cosciente di accendere la luce, cioè vuol dire che tutto questo non esiste, non c'è. Ho acceso la luce, mio cane ancora abbaiava quell'uomo. Quindi se ero fatta io oppure il mio cane si era fatto di qualche cosa perché lo vedeva pure lui. Mio cane e questo uomo era ancora lì che stava, mi guardava e scuoteva la testa. E non diceva niente, però il modo in quale mi guardava mi faceva sentire in colpa. E io sentivo i suoi pensieri e quello che mi diceva era: Ania, ma cosa stai facendo? È sparito. Allora, io non andavo in chiesa, questo è successo tantissimi anni fa. Io quando vedevo un prete mi veniva orticaria. Anche qua succede. Anche qua succede, amico, no? Quando vedevo una chiesa passavo dall'altra parte della strada, guai chi mi voleva portare in chiesa non mi ha più visto. E quindi non sapevo niente dei santi, delle apparizioni, però per anni io mi ricordavo quel vecchio con la barba e qualcuno mi ha detto: ma magari tuo papà. Allora io pensavo: ma chissà, se è vero che quando si muore, no, si va da qualche parte e un giorno ci incontriamo tutti, magari mio papà quando è morto è andato da quell'altra parte, che ne so, magari lì non usano la soia, allora lì è cresciuta la barba, venuto a trovarmi, ma io non l'ho riconosciuto. Però non sentivo la pace nel cuore, sapevo che non era la risposta giusta. E sapete, dopo tanti anni da quell'episodio, quando io sono andata a vivere a Medjugorje, un prete mi regalò un libro che raccontava la vita di un santo e c'era la sua foto sulla copertina. E quando io ho visto quella foto sono rimasta scioccata, perché era quel vecchio con la barba che mi era venuto a trovare tanti anni prima per avvisarmi, perché se sarei andata avanti così non sarei arrivata lontano. Sapete di chi era la foto sulla copertina? Era la foto di Padre Pio. Padre Pio lavora molto di più da adesso, perché lavorava già tanto da vivo, ma adesso ancora di più. Noi pensiamo che noi ci scegliamo i nostri santi, no? Una volta, non so se anche qua si usa l'anno, si pesca dei santi protettori per tutto l'anno, si usa qua, no? In tante chiese lo pescano, santo per tutto l'anno, che ti protegge, che tu lo devi pregare. Io, dalla mia esperienza, vi posso dire che non siamo noi a scegliere i nostri santi, ma sono i santi che ci scelgono.
Quindi se voi sentite una presenza particolare di un santo che vi segue da qualsiasi parte, dove voi non andate, non so, troverete la sua immaginetta, piuttosto che passa un tiro, vedete la sua faccia, che adesso attaccano pure i santi lì, che, non so, leggete un passo ed è sempre di questo santo, pregatelo, perché è un santo che vi sta vicino. Io da quel giorno, ancora se non sapevo, quando ho visto quel vecchio con la barba chi era, ho iniziato a cambiare la mia vita. Ho iniziato a fare una ricerca, sbagliando, perché sono finita da buddisti, Omo Rinkenkyon, facevo tutte le robe buddiste, poi sono andata dagli evangelici, facevo tutti i balli evangelici in chiesa. Scusate. E poi un giorno Paolo Brosio, che conoscete tutti, praticamente ci siamo incontrati, lavoravo in televisione, ci siamo incontrati con lui alla presentazione di un programma e lui mi parlò sempre di ste Madonne, no? E dice: Madonna di qua, Madonna là, lui è tutto Madonna era. E io dicevo: mamma mia. Però gli ho raccontato anche la mia storia e lui mi ha detto: guarda che la tua storia è bella, la possiamo raccontare perché può aiutare tante persone. E io ho detto: vabbè. E lui mi ha presentato Diego Manetti, che è quello che lavora a Radio Maria, scrive anche tanti libri. E Diego ha voluto raccontare la mia storia, lavorava per la Mondadori e ha voluto fare il libro. Siamo andati a cena, io gli ho raccontato la storia, lui ha detto: bella, facciamo il libro, però tu devi fare una cosa. Devi venire con me prima a Međugorje. Vedrai che la tua storia non sarà più la stessa. Ho detto: vabbè, questo mi pubblica il libro, no? Che me ne frega. Vado a Međugorje anche se non ho bisogno. Infatti con il mio coautore prendevamo in giro Diego Manetti, che è tutto andato di testa, pure lui. Però siccome erano Mondadori, stavamo zitti, ci pubblica il libro. Sono andata a Međugorje, non vi dico, sono arrivati a prendermi a Milano. Io per 3 giorni una valigia grossa così, più grande quasi di me, scarpe con tacco, tutte le cose per alisciare i capelli, i trucchi, i non trucchi, i vestiti, pure vestito da sera, non che pensavo magari di andare in discoteca. 10 ore in macchina con Diego Manetti, questo 150 rosari, pensavo che muoio. E lui mi fa qualche volta: Anna, tu vuoi fare una decina? E io facevo finta di dormire. Siamo arrivati a Međugorje, siamo andati al monte dove dicono, perché sapete che ancora la chiesa non si è pronunciata, apparizioni dovrebbero finire prima che la chiesa si pronuncia. Comunque siamo andati lì, sono andata a sto monte, c'era l'apparizione, io dalle 6 del mattino fino a circa le 9 lì non ho visto, non ho sentito completamente niente. Sono andata da Diego e gli ho detto: senti, qua è tutta una truffa, è tutto un business, qua non appare niente, solo per fregare soldi ai pellegrini. E lui mi rispose con una voce che a me andava sui nervi, con una pace proprio: Ania, tu ancora non sai, ma dentro tuo cuore già qualcosa è cambiato. Io ho pensato: questo è pazzo. Che ne sa lui cosa ha cambiato dentro il mio cuore? Però dico: mi pubblica il libro? Sto zitta. Diamogli ragione. Siamo andati sotto l'altro monte che c'è a Međugorje. Non so chi di voi è stato a Međugorje. Qualcuno è stato. Stanno 2 monti, una chiesa, adesso un sacco di alberghi. Prima c'erano solo 2 monti e la chiesa. Comunque l'altro monte è uno... Voi siete abituati, più o meno come uno dei vostri, scegliete quello che volete, molto difficoltoso, pieno di sassi, c'è la via Crucis là, ed è molto difficile salire. Io 7 anni fa non sapevo cosa fosse la via Crucis. Sotto sto monte Diego mi disse: Adia,
a Gesù, pensa a Gesù sul Calvario che saliva su con la croce. E io dicevo, mamma mia, questo è da ospedale psichiatrico. Che me ne frega di Gesù e dei suoi problemi di 2000 anni fa. Però ho detto, vabbè, mi pubblica il libro. Sto zitta, vado avanti. Sono arrivata alla terza stazione di Via Crucis. Lì mi sono seduta perché io a Milano non ero neanche più abituata a vendere vestiti nell'armadio. Avevo la signora delle pulizie che lo faceva e quindi ho pensato, perché io devo sforzarmi, devo faticare così tanto. Io vado giù al bar, mi bevo una birra, altri si fanno tutto giro, vado su, scendono giù e mi raccontano cosa c'è là sopra. E lì ho sentito una voce. Ma non è che adesso io sono una speciale, sento le voci. Perché è una voce che parla a ognuno di voi da quando siete nati. Solo che nel caos di tutti i giorni noi quella voce non la possiamo sentire. Ma quando siamo da soli, non dobbiamo fingere. Quando siamo in raccoglimento, in preghiera, quella voce ci parla. E lì c'era tutto questo, raccoglimento e preghiera, la voce mi parlava e mi diceva, Ania, tu sei arrivata qua e finché non sali lassù non saprai mai per quale motivo tu sei qua arrivata. Allora io ho guardato tutte le vecchiette, no? Avete presente quelle che vanno in pellegrinaggi? Tutte le vecchiette con rosari, malate, che correvano per questo monte su e giù come se avessero 18 anni e non si allamentavano, e io stavo lì seduta che mi lamento. Mi sono vergognata, ho detto no, ce la faccio pure io. Ho preso il rosario in mano, ho scoperto che non brucia, ho iniziato a salire, ma come spinta da una forza maggiore. Come se monte si fosse abbassato solo per me. Sono arrivata in fondo alla croce bianca che c'è in cima e sono caduta davanti in ginocchio e ho iniziato a pregare. Ma non ero io a pregare, perché 7 anni fa io non sapevo dire neanche un'Ave Maria. Erano le parole che uscivano da sole dalla bocca. E lì ho sentito la stessa voce che mi diceva, Ania, tu devi perdonare a tutti quelli che nella vita ti hanno fatto del male. Mi si sono aperte le labbra e sono uscite 2 parole. Vi perdono. Vi perdono. 2 parole semplici, ma provate a dirle con cuore a chi vi ha fatto del male. È molto difficile. Quando io sono riuscita a dirle queste 2 parole, mio cuore, che era fatto di pietra per anni, si è spaccato in 1000 pezzi e ho sentito una grande leggerezza. Ho iniziato a piangere, tutte le lacrime che per anni non avevo pianto, perché io da sempre dovevo dimostrare qualcosa a qualcuno, dovevo far vedere che non ho bisogno di nessuno, che posso fare tutto da sola, che va sempre tutto bene, invece non era così. E lì mi sono accorta che nessuno di noi nella vita può fare le cose da solo. Ognuno di noi ha bisogno di qualcuno che ci abbracci, abbraccia, che ci ami, che ci tende la mano quando cadiamo, ci aiuta a rialzarci, ci indichi la strada e magari che ci anche accompagni. Da quel giorno la mia vita è cambiata. Io sono andata da Diego, gli ho detto, senti, il mio libro lo puoi prendere, strappare, buttare nel cassonetto della spazzatura. Ci avevi ragione, perché la mia storia da oggi è diversa. Ho girato pagina. Sono riuscita a perdonare. Tornata a Milano non riuscivo a ritrovarmi,
Per un anno sono stata ancora a Milano, però sembravo tipo una pazza, mi chiamavano i miei amici, Ania c'è Fashion Week, andiamo, c'è la sfilata, poi c'è la festa più bella che chiude la settimana della moda. E io dicevo, guardate, ho già preso appuntamento, mi dispiace, non posso venire, e andavo in chiesa da sola a parlare con Gesù. Infatti un giorno mi ha anche sgridato un prete perché sono andata a prendere la comunione così, mi ha detto con due mani, io non capivo niente, andavo e basta. Lì mi ritrovavo me stessa, non dovevo far fingere che sono qualcuno altro, qualche altra persona. E Gesù mi voleva bene per quello che ero io, non per quello che avevo o chi conoscevo. La mia vita a Milano era finta, io avevo capelli finti, le unghie finte, non uscivo di casa se non avevo la maschera in faccia, se non ero vestita in un certo modo, non avevo l'ultima borsa di Louis Vuitton, se non sono andata 4 volte la settimana da parrucchiere, prendevo le pastiglie illegali per dimagrire. Oggi, dopo 7 anni, mi vedete ingrassata di 23 kg, perché 3 anni con le suore, scusate, si mangia bene. E poi mio marito è pugliese, quindi la pasta fatta a mano, insomma tutte le cose che per anni a Milano io non mangiavo, ho recuperato in questi 7 anni. E sapete, la mia vita era, io la mattina mi svegliavo, prendevo queste pastiglie per dimagrire e tante volte mangiavo solo un chicco di uva al giorno, bevendo poi, non so, 2 bottiglie di champagne sopra e basta. Perché? Perché dovevo essere come mi volevano gli altri, ma non ero me stessa. A Milano, soprattutto nell'ambiente dello show business, tu sei solo un prodotto. Prodotto che si deve ben vendere o deve vendere, e quindi a nessuno interessa chi sei tu come persona, cosa c'hai nel cuore. Anzi, quando ti chiedono come stai, manco gliene frega della risposta. Se tu gli dici che non stai bene, spariscono tutti. Perché lì devi stare sempre bene. Un giorno dopo un esorcismo, una persona posseduta, eravamo con un mio amico, con questa persona, con Francesco, che hai conosciuto anche tu al telefono, e lui ha chiesto a questa persona dopo l'esorcismo come stai. E lei ancora non era uscita da tutto sto coso che c'è nell'esorcismo, si è girata verso di lui, ha detto con una voce cavernosa, fortissima, ha detto io sto sempre bene. Quelli che stanno sempre bene, cioè è solo il diavolo che dice io sto sempre bene, perché nessuno sta sempre bene. E quindi se qualcuno ti viene e ti chiede come stai, e si può fermare, ascoltare anche le tue sofferenze che tu adesso ti porti addosso, è una cosa molto importante. A Milano non succedeva, se stavi male, ciao, arrivederci, grazie, non vedevi più nessuno. Mio ex fidanzato, che non è quello che vi ho raccontato prima, perché purtroppo ho avuto tanti fidanzati all'epoca, quell'ultimo fa parte di una delle famiglie molto importanti, conosciuta in tutta Europa, una delle famiglie più ricche in tutta Europa. Noi stavamo insieme 3 anni con questo ragazzo, lui molto innamorato di me, ci dovevamo sposare, andavamo in giro con le guardie del corpo, con aereo privato, ma io non ero felice. Allora un giorno ho preso la mia roba senza dire niente a nessuno, sono tornata a Međugorje, avevo un contratto all'epoca a Porto Cervo con Flavio Creatori, dovevo essere lì il 25 giugno a lavorare, ma dopo 10 giorni con le suore a Međugorje non sono più andata, ho detto stracciate il mio contratto, non mi interessa, mi hanno detto che sono pazza, può essere, mi hanno detto che non ho scelto io, e mi hanno fatto un lavaggio del cervello, mi dicevano tu cosa fai lì? Cioè noi ti aspettiamo qua a Porto Cervo, tu stai a questo paese, a Međugorje, che fai? Io dicevo niente, io sono felice. Dicevano vabbè, ma sei felice ma a fare che? Dicevo niente, io prego, vado in chiesa, do da mangiare le galline, pelo le patate, e loro dicevano impazzito.
E io quel giorno ho pensato di essere pazza veramente. Sono andata alla Santa Messa, era 25 giugno, quindi era anniversario delle apparizioni che ci stanno a Medjugorje. C'erano 50.000 persone sulla spianata e io stavo dietro, guardavo tutti loro e dicevo: ma se io sono pazza, allora queste 50.000 persone sono tutti pazzi. Tutti voi che andate in chiesa, credete in Dio, siete tutti pazzi, perché cercate l'amore, la verità, la speranza. Ho detto: se questo vuol dire essere pazzi, io voglio essere pazza come tutti loro, rimango a Medjugorje. Dopo un mese sono tornata a Milano, ho lasciato la casa, ho dato le chiavi della casa alla parrocchia vicino, ho detto: andate, prendete quello che volete. Ho dato via la macchina, ho lasciato il fidanzato, mi sono incontrata solo con un mio amico che per anni era con me a tutte le feste e gli parlavo di questa felicità, di preghiera, di Gesù, e lui mi guardava così. E quando ho finito mi ha detto solo una cosa: Ania, ma che droga ti fanno fumare via Medjugorje? Perché non capiva. Ma chi di voi ha conosciuto l'amore di Dio veramente lo sa. Quando voi tornate a casa dopo che la grazia vi ha toccati, siete come se vi fossi fumati qualche cosa, perché siete felici, volete amare gli altri, volete aiutare gli altri, e questo per il mondo di oggi non è normale. Santa Faustina dice che nella vita ci sono due strade: una molto bella, larga, piena di fiori, di gente che balla, che canta, che non ha problemi, che si diverte, e loro ballando, cantando vanno per questa strada e non si accorgono che alla fine c'è un grande precipizio e cadono tutti in quel precipizio, nelle tenebre, senza accorgersene. Poi c'è un'altra strada, un sentiero molto piccolo, pieno di sassi, dove ci sono le persone con le lacrime negli occhi, piene di sofferenze, malattie, problemi, che camminano per questo sentiero, inciampano sui sassi, cadono, si sbucciano le ginocchia, ma poi si rialzano e vanno avanti a camminare. In fondo a questo sentiero c'è un grande giardino, un giardino bellissimo, e appena loro passano soli di questo giardino, tutti i loro mali e tutti i loro problemi spariscono e sono felici per tutta eternità. Io mi sono chiesta: perché devo vivere una felicità finta qua sulla terra e poi soffrire per tutta eternità, quando io posso soffrire adesso, fare lavori più umili che ci sono adesso, ma offrendo tutto questo al Signore, guadagnarmi il paradiso? Sapete, io sono arrivata dalle suore tutta magra, 23 kg fa, ben vestita, quasi con tacco, no? E faccio: sorelle, sentite, io faccio tutto, ma non fatemi lavare il bagno, questo potete scordare, io il bagno non li tocco, mi fa schifo. E la generale fa: ah sì, se tu puoi rimanere qua, da oggi sei addetta al lavaggio di tutti i bagni che ci stanno in comunità. E io da quel giorno ho lavato tanti bagni, la comunità era grossa, e ho passato tantissime ore con la spugnetta a lavare il cesso, e ho meditato davanti alla tazza del WC per tante ore, e a un certo punto mi è venuto il sorriso, perché mi sono accorta che non stavo lavando i bagni, stavo lavando la mia anima sporca di tutto il peccato che ho accumulato per anni. A Medjugorje ho imparato tante cose, ma oggi vi dico solo due, perché sennò non ne usciamo più.
Ancora un 20 minuti, mettetevi comodi. Allora, una è perdonare, l'altra è amore. Perdonare perché se una vittima di stupro, di violenze, di tante cose brutte, può perdonare. Ognuno di voi la può fare. Quando io sono riuscita a perdonare tutti, ma soprattutto a mia mamma, che per me se era morta o viva non me ne fregava niente, anzi se mia madre fosse morta io ero molto contenta perché non dovevo guardarla in faccia e sentirmi in colpa che non la voglio guardare. Invece quando dopo anni ci siamo chieste scusa, ci siamo riabbracciate nuovamente come se fosse due fili della corrente, no? Che era rotta, che si sono riparati e con questo abbraccio di nuovo funzionava la corrente e si è accesa la lampadina. Perché una mamma e una figlia diventavano di nuovo una cosa sola, come lo è stato all'inizio, perché noi usciamo dal grembo della nostra mamma, una cosa sola. E lì io mi sono accorta che non potevo dare colpa alla mia mamma per le cose che ha fatto o non ha fatto, perché anche mia mamma un giorno era una figlia, anche mia mamma un giorno ha avuto dei genitori, ha avuto una storia che magari non era neanche felice, magari i genitori non gli hanno dato abbastanza amore di quanto lei aveva bisogno e quindi a sua volta lei non era capace di farlo con noi. Io ogni incontro dico, quando voi stasera uscite da qua, poi fra un anno torno e controllo se l'avete fatto, prendete in mano il cellulare quando uscite da qua e chiamate almeno una persona con la quale non ci parlate. Forse da oggi, da ieri, pensatela adesso, da una settimana o da tanti, tanti anni. Chiamatela e chiedetele scusa. Anche se questa persona vi ha fatto del male, voi non lo meritavate, non importa. Perché se voi gli perdonate, non lo fate per lui o per lei, lo fate per voi. In questo modo riuscite a svuotare il vostro cuore dei sentimenti inutili che sono rabbia, odio, rancore e che non permettono a Dio di lavorare nel vostro cuore e a voi di ricominciare da zero, di dimenticare. Noi tante volte andiamo in giro a chiedere delle grazie, ma se il nostro cuore è pieno di spazzatura, dove Dio mette queste grazie? Non c'è posto. Tante volte anche prima, no? Quanti Padre Nostro abbiamo pregato? Tutti bravi, Padre Nostro, se nei cieli, lo sappiamo a memoria. Ma ci siamo mai veramente soffermati sulle cose che diciamo? Perché guai se Dio ci sente. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Perdonaci nella misura nella quale noi perdoniamo gli altri. Noi tutti i giorni questa preghiera la rivolgiamo a Dio e se Lui ci sente e ci prende sul serio e noi abbiamo anche una sola persona che non riusciamo a perdonare, come possiamo chiedere a Lui di perdonarci tutto nella stessa misura? Non c'è l'altra strada, credetemi, per liberarci dalle sofferenze se non perdono. Non c'è l'altra strada per ricominciare da zero e dimenticare se non perdono. Perché è come se voi fossi attaccati con una catena, no? E volete andare avanti, volete dimenticare, lasciarvi alle spalle il passato. Ma lo sentite, sentite questo peso che vi tiene legati a qualcosa che c'era prima. Solo quando riuscite a staccare quella catena,
Quindi a perdonare, lasciate dietro il vostro passato e potete essere liberi, andare avanti. E non guardatevi mai indietro, perché non giratevi mai, perché dietro ci saranno sempre le code, sempre le persone che vi vorranno ricordare dove avete sbagliato, dove avete mancato a qualcosa. Non dovete mai guardare indietro, andare sempre avanti. È una brutta parola, però anche strisciando, perché quando uno no, è ferito, non ce la fa più, cioè si trascina per terra, però anche se ti trascini, vai avanti, non ti fermare, non tornare indietro, perché lì c'è una lì c'è la nostra meta, lì c'è una bella luce e noi dobbiamo arrivare alla luce, non dobbiamo tornare nelle tenebre. Io so che è molto difficile perdonare a noi stessi, no? Tante volte pensiamo, si diceva prima, che perdonare a noi stessi è difficile. Allora noi non crediamo nel perdono di Dio, si parlava prima anche oggi nel Vangelo di adultera. E il Signore che dice? Allora nessuno ti ha tirato la pietra? Lei dice no Signore, e neanche io te la tiro, cioè te lo dico io così. Tu alzati, va e da oggi in poi non peccare più. Non gli ha detto tu devi tornare indietro, no, ha detto alzati, vai e da oggi non peccare più. Vi dà una vita nuova. Se noi non ci crediamo in questo, lui è morto sulla croce per scherzo. Noi dobbiamo credere nel perdono di Dio. Quindi se Dio ci ha perdonati, noi non dobbiamo guardare indietro. Dobbiamo andare avanti. Un giorno c'era un signore che stava morendo in ospedale e sapete, hanno chiamato un prete perché gli dava le ultime estreme unzioni. E quando lui è partito, sto prete dalla montagna, è arrivato in ospedale dopo 4 ore, questo signore che era in ospedale gli ha detto: io non mi voglio confessare, tanto Dio non mi perdona. Allora il prete stava lì tutta la notte, non poteva tornare perché c'era brutto tempo, pregava. La mattina l'hanno chiamato nella stanza di questo signore che stava morendo perché ha cambiato idea. È entrato il prete e questo signore gli fa: guardi, io mi confesso, ma tanto Dio a me non mi perdona. 15 anni fa lavoravo nelle ferrovie e dovevo aprire e chiudere la sbarra, ma un giorno mi sono dimenticato perché mi sono ubriacato con vino la sera, quindi ho dimenticato di chiudere la sbarra. Passava il treno, passava una macchina, c'era un incidente. Nella macchina c'erano 4 persone, una famiglia, papà, mamma e 2 figli. Sono morti tutti in quell'incidente e io non me lo perdono e neanche Dio me l'ha perdonato. Questo prete fino a quel momento ascoltava tutto con la testa abbassata. Quando ha alzato la testa aveva le lacrime negli occhi. L'ha guardato e gli ha detto: sai, 15 anni fa in quella macchina sono morte solo 3 persone. Io sono uno dei 2 figli che erano in macchina e io ti perdono e anche Dio ti ha perdonato. Magari abbiamo a casa qualcuno che sta morendo, che è malato. Magari ci ha fatto anche soffrire, ma non riesce a morire in pace perché aspetta il nostro perdono. Non perdete tempo.
Prendete in mano veramente il cellulare, chiamate queste persone, andatele a trovare, perché non è detto che Dio fa rinnovare un incontro ancora qua sulla terra. E poi vi pentirete. Come perdonare invece a qualcuno che non c'è più? Magari non siete riusciti a dirgli io ti perdono. C'è un modo, con la preghiera. Pregando per questa persona, voi sentirete nel cuore un giorno una grande pace. E questa sarà la risposta che Dio, che o questa persona ha accolto le vostre preghiere e quindi vi ha perdonati, oppure che Dio ha perdonato questa persona grazie alle vostre preghiere che arrivano da questa terra. Non perdete tempo. Se Dio, se Gesù non ha giudicato adultera, tutti possiamo avere la seconda occasione. Io ero come adultera, Quando sono andata a Međugorje a confessarmi dopo 15 anni che non lo facevo, ecco, torniamo sul tema a munire peccatori, durante la confessione, dopo 3 ore e mezza, venerdì santo con un hamburger grosso così, io davanti al confessionale di Međugorje, che non sapevo che si digiuna, non so, magari da mamma si digiuna, o sì. Allora io 3 ore e mezza a aspettare che potevo entrare in confessionale, mi mangiavo sto hamburger tutti a digiuno, io non sapevo niente. Si apre la porta dopo 3 ore e mezza e prende e fa io ho finito. E io ho detto no caro, io qua dopo 15 anni, 3 ore e mezza tu non hai finito, tu adesso mi confessi. E lui mi ha confessato e mi ha fatto una domanda. Mi ha detto, Ania, tu sai chi è Maria Maddalena? Voi sapete chi è Maria Maddalena? Vabbè, oggi è santa, ma prima che si diceva? Che era? Una prostituta. Guarda, allora, nei Vangeli non c'è scritto che Maria Maddalena era una prostituta. Insomma, c'è scritto che non era tanto santa, che è stata liberata da 7 demoni. Però io pensavo che era una prostituta, anzi ho pensato che magari questo mi sta facendo un trabocchetto e se io rispondo che non so chi è Maria Maddalena, lui non mi dà soluzione. Allora quando lui mi ha detto tu sai chi è Maria Maddalena, ho detto certo che lo so. E questo mi fa tu sei peggio. Ho detto cosa? Tu sei peggio. Ecco, anche a munire i peccatori, no? Io lì sono rimasta scioccata, ho detto, ma questo come si permette a dirmi una roba del genere? Tanto Dio è così misericordioso, no? Qualsiasi cosa noi facciamo ci deve perdonare. Sì, Dio è misericordioso, ma non è mica stupido. Va e non peccare più. No, io ti perdono e tu poi fai quello che vuoi. Va e non peccare più. Quando sono uscita da quel confessionale, 7 anni fa, ho ricevuto grande grazia, quella di vivere la castità. Di castità prima non mi ha mai parlato nessuno, pensavo che solo per quegli sfigati che nessuno li vuole, allora per forza vivono la castità. Invece lì ho scoperto che no, che è una grazia, è un dono, è una cosa bella. 7 anni fa, infatti i giornali scrivevano, c'è ancora, se andate su internet a vedere, Ania basta sesso, ora c'è la fede. E nessuno ci credeva, pensavano tutti che era un lancio del libro mio che doveva uscire. Invece io davvero ho ricevuto 7 anni fa questa grazia, ho iniziato a vivere la castità e poi è nato quello che vedete dietro che si chiama Cuori Puri. È un'iniziativa che promuove la castità prematrimoniale tra i giovani. Pensavo di non arrivare neanche a 5 persone in Italia che si iscrivessero a questi cuori puri. Dopo una settimana erano 500 ragazzi che hanno fatto la richiesta. Oggi sono in tutta Italia sui 9.000.
Abbiamo sui 40 qualcosa sacerdoti in varie zone d'Italia che ci aiutano, che fanno questi corsi, percorsi sull'affettività per i giovani. Noi diamo gratuitamente ai ragazzi degli anelli, sono delle fedine, di cuori puri. Loro con questa fedina vanno dal sacerdote che li segue, quindi della propria parrocchia, se poi non trovano nella propria parrocchia qualcuno che li accoglie, anche se oggi sembra strano, ma sappiamo, cioè, credetemi che ci sono stati anche sacerdoti che hanno mandato via i ragazzi che volevano fare questa promessa, che è strano, però è vero. E quindi se non trovate il sacerdote nella vostra parrocchia che vi vuole fare questa benedizione a questa promessa, li potete trovare sul nostro sito di Cuori Puri, che sono scritti lì per zona e sanno di che cosa si tratta. E loro vanno con sto anello, fanno davanti al sacerdote questa semplice promessa e la rinnovano ogni anno. Allora, sapete che ci sono tanti giovani che mi scrivono: Ania, grazie che voi avete fatto questa cosa, perché io pensavo di essere solo rimasto in tutto questo mondo, che ancora avevo queste idee e questi valori. Questo mondo bello e pulito c'è, esiste, ma vive nascosto perché viene deriso dal mondo di oggi, dal mondo che oggi vi fa credere le cose normali, quelli che normali non lo sono. Se oggi un ragazzo o una ragazza va dagli amici e dice: io amo Gesù, io vado in chiesa, io recito rosario, oggi sembra che hanno bestemmiato in tanti posti e tra un po' ci mettono in galera se ci facciamo segno della croce in una scuola. Se invece questi giovani vanno dagli amici e dicono: io vado e faccio sesso da quando avevo 13 anni e mi fumo le canne, oggi è normale per tutti. Ma normale non è. Oggi abbiamo le case più grandi, le macchine più belle, ma le famiglie sempre più piccole, sempre più rovinate, sempre più divorzi e sempre più separazioni. Oggi l'arma più forte, credetemi, perché non sono un prete che vi parla, sono una che è venuta da quel mondo, che cercava amore andando a letto con uomini. Cosa ho trovato? Io ho sposato quello con il quale ho vissuto la castità, mi ha sposato lui. Non tanti fidanzati che dicevo era amore per sempre, durava un mese e poi c'era un altro amore per sempre. Perché la passione c'è, ma un giorno passa e un giorno vi svegliate a fianco a una persona che la guardate, non c'è più passione, non avete mai veramente conosciuto e dite: questa o questo non mi piace più. E che si fa? Ci si lascia. E chi che soffre? Sono i figli che non hanno chiesto di venire su questo mondo. Per questo io vi dico, la prova d'amore più grande oggi è quella della castità, ditelo ai vostri figli. Perché provate ad andare dal vostro fidanzato, dalla vostra fidanzata e dirgli: amore, senti, conosciamoci meglio, Proviamo a conoscerci meglio, vediamo se siamo fatti uno per l'altro, se davvero possiamo stare insieme per tutta la vita, perché se voi vi andate a sposare in chiesa è per sempre. Non finché, non lo so, finché uno non mi tradisce, perché se mi ha tradito facciamo un divorzio. No, anche se ti ha tradito, tu devi essere capace a perdonare, a raccogliere questa persona di nuovo a casa. Se si pente, se vuole cambiare, Perché anche omertà, subire una situazione e non fare niente per cambiarlo, anche questo voi siete poi complici del peccato. Quindi aprirci sempre al perdono, all'accoglienza, e sapere che se si sposa in chiesa si sposa per sempre, altrimenti sposatevi in comune e non venite neanche a chiedere al parroco di sposarvi in chiesa, perché non ha senso. Quindi dite al vostro fidanzato: conosciamoci meglio, rispettiamoci di più, proviamo a vivere in castità. E lui o lei gli dice: tu sei matta o matto,
vi lascia, vi molla e va con un'altra o con un altro, vuol dire che vi amava. Se voi chiedete uno di una di aspettare, chiedete rispetto, attesa, tanto ci abbiamo poi tutta la vita per fare tutto quello che vogliamo, no? E questa persona vi molla e va con qualcun altro, vuol dire che vi ama? Sì o no? La prova più grande dell'amore è la castità, perché solo in questo modo potremo capire se la persona che sta con noi ci ama veramente e ci amerà anche fra 30 anni, quando saremo ingrassati 23 kg e non andrà con una più giovane, una più bella o uno più giovane, più muscoloso, perché ci ama veramente, o se oggi sta con noi solo e soltanto perché si vuole divertire con il nostro corpo e quando ci saranno problemi sarà primo o prima a scappare. Vi dico cos'è vero amore, poi ho finito. Ce l'ha detto già Gesù, ma noi ce la siamo dimenticati. Allora, quando è arrivato Mosè, ci ha lasciato cosa? Bravo, 10 comandamenti. Noi adesso, se mi danno un microfono, io faccio un giro e vediamo se ci ricordiamo tutti i 10 comandamenti. No, c'è qualcuno che sta già uscendo. 2 minuti e abbiamo finito, eh? Vabbè, ve lo risparmio. Don mi chiede se voglio un microfono. Dicono di no. No. Vabbè, ve la faccio passare, ok? Sicuro. Anche se magari vi ricordate tutti i 10 comandamenti, li viviamo tutti i 10 sti comandamenti? Non ho mai conosciuto nessuno che vive tutti i 10 comandamenti. Ci possiamo provare, ma è difficile, ok? Oggi non parliamo di questo, quindi non entro nel dettaglio. Allora, quando poi è arrivato Gesù dopo Mosè, ha detto: questi sono tutti spacciati. Poveretti, questi vanno tutti a finire là. Io li devo aiutare. Però se io gli do gli altri 40 comandamenti, questi non se li ricorderanno proprio mai. Allora che ha fatto? Bravo. Ci ha fatto un solo comandamento. Un comandamento sull'amore e poi ce l'ha sigillato con evento pasquale di morte e risurrezione. E io sono convinta che tutti voi conoscete questo, l'unico comandamento sull'amore di Gesù. Come che fa? Non lo so quanti ne conosco. Allora, qualcuno ha detto: ama il prossimo tuo come se stesso. Signore, ci ha fatto il comandamento sull'amore, poi ce l'ha sigillato con uno solo, di morte e risurrezione. Se tu, ed è giusto anche quello che ha detto il Signore, ma non proprio, perché se tu non sai amare te stesso, non potrai mai amare gli altri. Vi dico io il comandamento di Gesù e poi lo ripetiamo, ok? Amatevi gli uni gli altri. Bravi, ma non proprio, parlo io e poi ripetete, ok? Amatevi gli uni gli altri, virgola, come io ho amato voi, punto. Ripetiamo? Amatevi gli uni gli altri, virgola. A me è piaciuto ancora una volta, alziamo la voce così ce lo ricorderemo bene sto comandamento. Amatevi gli uni gli altri, virgola, come io amato voi, punto. Se c'è una via che guarisce, una via che ci libera, è quella dell'amore. Ma noi oggi ci chiediamo: cos'è l'amore? Dov'è l'amore? Chi è l'amore? Come faccio a riconoscere che questo è un vero amore?
E ce lo dice lui come fare in questo comandamento. Ci dice: amatevi uni gli altri. Vuol dire che amore comanda, amore è al primo posto, che vi dovete amare, che amore è più importante di ogni altra cosa, virgola, e ci dice come ci dobbiamo amare, come io ho amato voi. E si presenta lui, crocifisso, guardate, là, questo corpo che si dona fino a morire per altri. Questo è amore. Se voi siete capaci a dare la vostra vita per un'altra persona, chiedetevi se siete capaci di dare la vostra vita per il vostro fidanzato, la fidanzata, amico, amico, familiare. Questo è un vero amore. Oggi si parla tanto dell'amore dappertutto, no? Si balla tutti i balli amorosi, strusciatini, eccetera. Si canta le canzoni d'amore. Si dice che si fa l'amore, ma dove non c'è Gesù crocifisso, lì non c'è amore. Lì c'è solo la chiacchiera dell'amore. Lì c'è comandamento sull'amore del serpente. Conoscete anche il comandamento del serpente sull'amore, vero? È strano, no? Non lo conosco, no? Sapete che il serpente è molto geloso di Dio, no? Ci vuole fregare tutti e per fregarci si veste da pecora. Ci mette davanti tutte le cose che sembrano buone, invece poi buone non sono. Quindi per fregarci tutti, anche lui si è fatto un suo comandamento dell'amore. E ahimè, questo comandamento del diavolo è uguale, identico come quello di Gesù. Serpente predica, e predica molto bene oggi dappertutto il suo comandamento, che suona così: amatevi gli uni gli altri. Punto. Amatevi con chi volete, dove volete, in quanti volete, non importa cosa fate con il vostro amore, non importa se uomo con uomo, non importa se donna con donna, non importa se fate del male a qualcuno, l'importante è che voi siete felici. Questo è il grande comandamento del serpente di oggi, che ci fa solo credere che se noi mangiamo, beviamo, godiamo e saremo felici noi, che va tutto ok. Non fatevi fregare, perché se è vero amore non parla un linguaggio del dono, non è vero amore, è solo una parola vuota. Ognuno di voi merita vero amore, merita qualcuno che vi ami come lui, che è capace anche di dare la propria vita per voi. Io vi ho detto, con mio marito abbiamo vissuto la castità fino al giorno del matrimonio. La sera prima del matrimonio mio marito è venuto davanti al convento con tutto il paese a cantare le serenate davanti alle finestre del convento. Poi ha aggiunto una scala alla finestra che c'era nella mia camera, è salito con una rosa in bocca dalla scala e ha preso la fidanzata, l'ha portata giù, c'erano balli per tutta la notte, la mattina dopo ci siamo sposati. Comunque il mio matrimonio e anche la mia prima notte di nozze, io posso dire che è stata una cosa unica. Perché oggi cos'è la prima notte di nozze? Niente, ormai abbiamo dato tutti prima. Invece il mio matrimonio è veramente, io l'ho sentito che era una cosa di Dio. E vi auguro che ognuno di voi possa
sentire questo nella vostra famiglia, una mano di Dio e comunque un amore che è immenso, che va oltre, che va per l'eternità. Grazie di avermi ascoltato. Non ci dà poi una benedizione alla fine? Facciamo? Sì, anche perché tu dobbiamo fare. Alle 5 io parto. Se qualcuno può. Ecco, perché lei deve alzarsi presto domani. Ci sono in fondo dei libri che meglio ti presenti tu, però, perché. Sono pochissimi, sono 20, credo, 4 copie perché sono rimasti da ieri, dall'incontro di ieri. Sono 3. Il primo libro, Salvata dall'inferno, è quello con la mia storia di vita, molto crudo. In Germania addirittura l'hanno censurato da 18 anni in poi, perché è molto crudo. Il secondo libro è quello dei cuori puri, quindi per i fidanzati, per i giovani, per single, eccetera, che non si sono ancora sposati. Il terzo libro è quello sulla confessione e sul perdono, perché io a Medjugorje ho conosciuto un prete che non dava mai assoluzioni a nessuno. Tutta la gente che usciva dal suo confessionale sbatteva la porta, tutti piangere, padre Renzo Gobbi. Sì. E io anche, siccome, sedetevi un secondo, siccome mi piace sfidare molto, no? Ho detto, mo vado pure io da questo qua, voglio vedere se mi dà soluzione. Però lui, prima di confessare davanti ai confessionali a Medjugorje, faceva delle catechesi sulla confessione e faceva capire alla gente cos'è la confessione, che tu non puoi andare a raccontare i peccati di un altro, no? E io sono andata prima qualche volta a sentire queste catechesi, mi sono fatta furba, e poi quando sono andata da lui, lui mi ha dato la soluzione. Tante volte uno entrava e lo buttava già fuori appena entrato, senza che ha detto altro, che non si è fatto neanche segno della croce. E quindi gli insegnamenti di padre Renzo e quelli miei sul perdono l'abbiamo messo insieme in questo libro, Ti perdono, che è quello l'ultimo. E c'è anche una sfilza di domande che vi può aiutare nell'esame di coscienza. È da lì che si comincia con perdono, dalla confessione, no? Quindi questi sono 3 libri, ovviamente con incasso io da 6 anni aiuto, mantengo questi cuori puri, tutto per ragazzi facciamo gratis e quindi vive di questo, vive della mia testimonianza. Grazie di tutti.